e questa volta, come potete già vedere dallo sfondo, è la mia postazione make-up che mi è stata richiesta. Allora, partiamo da qua sopra. Io qua sopra ho questi pennelli che sono la maggior parte Rowling 38, vedete? E vabbè, poi c'è qualcosa di questo che è della Betty, qualche altra pagina, qua vi faccio così all'interno. Non ho tantissimi trucchi, poiché alcuni ce li ha da mio padre, tipo tutti gli smalti, altri li ho buttati quando ho fatto il trasferimento. Comunque, qua dentro c'ho tutti gli ombretti mono cotti, aspettate, ecco, tipo questo. E di questo qua ne ho un paio di tonalità. Poi c'ho questi qua a penna. Vabbè, insomma, sono classici ombretti cotti. Niente, questa, diciamo, valigetta di Marilyn Monroe. E qua invece ci sono tutti i miei rossetti, sono messi un po' a cacchio. Ne abbiamo, aspettate, non riesco a tenere aperto, va bene, abbiamo Kiko, Makeup Revolution, questo qua è della New York Color, della It Style, Bella Oggi, Avon, Vanity, questo è un Newton, poi c'è il bel, vediamo se lo trovo, questo rossetto Kiko qua, insomma varie marche, e ce l'ho in quest'altra valigetta. Allora, qua c'è un po' che devo buttare, nulla di che. Qua sono tutte le mollettine, pinzettini, elastici e cose varie. Passiamo al primo caffetto, ne approfitto perché l'ho riordinato ieri. In questo contenitore qua, insomma, ho tutti i fondotinta Kiko, New York Color, Avon, Still Day, poi c'ho una crema qua, la Benzel, che serve per i brufoletti o l'acne. Vabbè, c'ho una colla per ciglia finte, illuminante, questo qua che è della Essence, che è quasi finito. Fondotinta in rosso di una vecchissima collezione, credo, non ho idea. Poi c'ho delle basi cremose della Kiko, una, oddio, palette Avon, vediamo se riesco ad aprirla con la mano. Ok, una palette Avon per correttori. Fondotinta minerale, un'altra base per occhi, questo qua è della Maybelline. Poi vabbè, c'ho eyeliner in mousse. Poi in quest'altro contenitore c'ho queste matite New York Color, questa per le sopracciglia, questa qua Avon, vabbè, quelle diciamo più lunghe, qua non mi entravano. E c'è una terra bronzer più che altro, cipria, terra, blush, un temperino, blush. Qua mi si era rotto un blush e l'ho messo in questo contenitore qua.
insomma, blush terre. Qua ho tutte le mie matite bianche, nere, ci sono varie marche, quindi. E qua ho correttori tipo questo qua dell'Astra, correttori, eyeliner, mascara, questo qua è l'eyeliner che uso in questo momento, questo qua è il mascara che sto usando della New York Color Pick, vabbè, correttori eccetera, questo qua è un altro correttore della Teppi, vabbè. Questo qua non ho tantissimi mascara né eyeliner perché come sapete si seccano, quindi preferisco comprarli quando mi servono. In questa qua dietro ho una saponetta, ciglia finte, una lima per unghie e poi ciglia finte a ciuffetti, qualche spugnetta così vecchia, non ti dico. Ciglia finte, colla, ciglia finte. E questo qua era il primo cassetto. Passiamo al secondo cassetto, se riesco ad aprirlo. Ok, nel secondo cassetto abbiamo tutte le mie palette e ombretti. Abbiamo queste qua che sono tutte della Make Up Revolution che mi sono arrivate da poco. Una di queste qua in premio per voi. Andate a vedere il concorso. Queste tre sono correttori, blush, correttori, blush e bronzer. Queste qua sono le dupe della Naked, le Icon 1, 2, 3. Poi c'ho questa qua della New York Color che ho usato per il truccarmi il giorno del mio matrimonio. Vabbè, poi qualche palettina così. Questo qua, qua c'è la selfie della Make Up Revolution e qua ho queste palettine qua, c'ho questa Miss Rose, quest'altra sempre Miss Rose e la classica Melin 120 qua. Vabbè, poi c'ho qualche trussettina di quella che ti regalano per il Natale, compleanni eccetera, però vabbè, meglio no, cioè non hanno poi così tanta importanza. E qua alcuni ombretti, li ho messi qua dentro perché non li uso spesso, so tipo questi qua, oddio mi sono detto uno, questo, sono ombretti di questo genere, così, ombretti insomma vari, e questi qua in teoria sono i trucchi perché abbastanza qua ho tutte le cose per i capelli. E in quest'ultimo cassetto c'ho, vabbè, i cottoncini e qua ho messo tutte le creme e i profumi che in questo momento non uso e che uso d'estate. E, insomma, questa qua era la mia postazione make up. Come vi ho già detto, mi sono appena svegliata, quindi mi vedete un po' con i capelli a cacchio, non mette a fuoco la macchinetta. Però va bene, sono molto in blu oggi. E niente, come vi avevo appunto detto, praticamente ho ancora tantissimi trucchi da mio padre, tipo su tutti gli smalti e altri ombretti vari. Niente, siccome mi è stata richiesta, volevo farvela vedere. Ed è una semplice appunto cassettiera verde con i cassettini. È verde perché in camera mia da mio padre la camera era verde, quindi niente. Questa qua è la mia piccola postazione make up, spero che vi possiate prendere spunto. Io vi mando un grande bacio e vi saluto al prossimo video.